cosa valorizza del lavoro di un anno? Beh, io prima di tutto devo ringraziare Top Legal, devo ringraziare la commissione che mi ha scelto e i legali che mi aiutano nel lavoro quotidiano. Io lavoro in una piccola società, in una piccola struttura legale e quindi conto tantissimo sull'appoggio dei professionisti e conto tanto sul loro aiuto, sulla loro capacità di assistermi. E... Quali sono gli ingredienti della sua direzione? Io ho bisogno di molta flessibilità, nel senso che essendo una società piccola e molto dinamica, lavoriamo in un settore che richiede di adattarsi a operazioni che devono essere strutturate, indirizzate e gestite nel migliore modo possibile per evitare problematiche o insomma anche contenziosi nel futuro. Per questo devo quindi fare un lavoro attento e capillare anche nelle tantissime sfumature che ci sono. Io lavoro in un settore che sta a metà tra l'intermediazione finanziaria, quindi c'è un settore regolato, e il real estate, che invece è un settore dove insomma gli affari si fanno ancora in un modo tradizionale, con contatti di persone, con opportunità che vanno scelte sul mercato e anche con una conoscenza del sottostante, cioè dell'immobile, che deve essere capita e valutata con attenzione. Perché secondo lei è importante premiare gli in-house? Ma io credo che sia così, insomma, siamo anche noi, no, come in-house protagonisti di un modo di fare impresa. Lavoriamo in squadra con i professionisti, contribuiamo insieme a uno stesso risultato e io credo che sia così, anche un modo per dare rilievo all'importanza di un lavoro che poi, dato che è in un'impresa, magari si perde in altri, insomma, di fianco al lavoro di altri settori, al business, alla gestione, insomma. A tanti altri pezzi che si devono mettere insieme, insomma, per cui è una bella occasione per avere un'evidenza, insomma, un palcoscenico solo per sé, che non è male. Si sta divertendo e pensa che sia un momento di scambio di know-how e di innovazione del mercato? Sì, indubbiamente, è una bellissima serata, è un'occasione di contatto con molte persone, con i professionisti che già conosco, con cui lavoro quotidianamente, ma anche con colleghi in settori completamente diversi che non conosco, con cui non ho relazioni quotidiane e che è indubbiamente interessante incontrare e confrontarsi.